fammi un favore, ma soprattutto fai un favore a te stesso e non vendere questi prodotti. In questo video andrò a spiegarti esattamente i prodotti che non devi vendere assolutamente, ma al contrario andrò a mostrarti come puoi e devi vendere delle alternative di prodotti vincenti per massimizzare i tuoi risultati ed ottenere più profitto. Anche quest'oggi in questo video ho regalo in serbo per te alla fine del video, quindi assicurati di vedere il video fino alla fine. Partiamo subito col video dopo la sigla. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. This legacy. E benvenuti ragazzi, Stefano Montana qui per voi oggi con un nuovissimo, importantissimo video che vi andrà a risolvere una marea di problemi, quindi assicuratevi di vedere il video fino alla fine, ma soprattutto di iscrivervi al canale proprio adesso, in questo momento. Andate giù e iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati su tutti i miei video che usciranno e che vi saranno utili al 100%. Quindi iniziamo subito con la spiegazione fondamentale dei prodotti che non dovete assolutamente vendere, quali prodotti dovete invece vendere, quali regole dovete seguire, le 5 regole che dovete seguire per vendere un prodotto e per assicurarvi di non avere problemi e di vendere il più possibile. Quindi ragazzi, iniziamo subito. Cosa imparerai in questo video? Prima di tutto ad evitare problemi di marchio e di copyright, quindi in modo da non vendere articoli illegali, quindi non andare contro la legge, evitare rimborsi e chargebacks, quindi semplicemente evitare che i vostri clienti chiedano i soldi indietro, semplicemente, o a voi o alla banca che hanno utilizzato per appunto pagare i vostri prodotti. Evitare di essere banditi da Facebook, fondamentale ragazzi, soprattutto adesso che Facebook sta bannando veramente tante persone, voi dovete essere sicuri che non banni anche voi, perché Facebook, ricordo, è lo strumento numero uno per vendere in e-commerce, soprattutto tramite Shopify. Quindi ragazzi, mi raccomando, fondamentale soprattutto quali prodotti vendere e quali no. Quindi ragazzi, andremo ad analizzare tutto completamente, ma iniziamo subito con la prima regola fondamentale: perché non dovresti vendere questo prodotto dropshipping, numero uno, perché ha pochissime recensioni. Quindi la prima cosa che noi andremo a vedere sono le recensioni del nostro prodotto. Le recensioni semplicemente saranno il nostro metro di giudizio per appunto capire se il fornitore vende prodotti di qualità oppure no. Questo perché è fondamentale? Perché ovviamente se il prodotto è di qualità i nostri clienti saranno contenti, quindi ovviamente ci saranno meno rimborsi e quindi meno chargebacks. Come abbiamo detto in precedenza, i chargebacks sono semplicemente dei rimborsi chiesti direttamente al cliente alla banca, mentre i rimborsi sono quelli che voi effettuerete al cliente nel caso ovviamente il cliente lo richieda. Quindi noi vogliamo evitare questo perché ovviamente andremo a perdere soldi, vogliamo invece ridurre e diminuire questi rimborsi e chargebacks tramite appunto ovviamente la vendita di prodotti di qualità. Quindi ragazzi, mi raccomando, focalizzatevi su ovviamente la soddisfazione del cliente, perché è la cosa più importante. Quindi ovviamente dobbiamo fidarci del nostro fornitore, soprattutto se vendiamo in dropshipping. Quindi ragazzi, mi raccomando, analizzate bene le recensioni, devono essere sufficientemente veritiere, quindi assicuratevi di controllarle e soprattutto di un numero elevato, ok? E sopra il 4.7-4.8 di diciamo di valutazione generale, va bene? Un minimo 4.5, però vi consiglio intorno a 4.7-8 o 4.9. Quindi andiamo alla regola numero 2. Perché non dovresti vendere questo prodotto dropshipping? Regola numero 2: perché contiene marchi registrati. Quindi ragazzi, torniamo al discorso della legalità, ovvero non vendere marchi registrati, ovvero brand famosi come per esempio l'Adidas o anche orologi famosi come Rolex o cose del genere, perché ovviamente se non avete le licenze, quindi non potete vendere legalmente questi prodotti. Quindi capite bene quanto è importante evitare questo tipo di prodotti. Più avanti vi andrò a mostrare esattamente quali prodotti dovete vendere e quali no, non vi preoccupate. Più avanti nel video spiegherò, vi mostrerò anzi proprio i prodotti esatti che non dovete vendere e i prodotti invece che dovete vendere. Quindi
ragazzi, non vi preoccupate, dopo vi spiegherò tutto, vi mostrerò tutto. Quindi fondamentale capire che non dovete vendere prodotti con un brand già famoso, comunque che, per il quale non avete la licenza di vendere. Ma oltre ovviamente l'aspetto legale, c'è cioè l'aspetto puramente logistico, ovvero che il prodotto verrà rimosso dall'Express perché è legale. Quindi sono soldi solo a breve termine, super a breve termine, quindi se volete costruire magari un sito di dropshipping più sul lungo termine, non lo potete fare, semplicemente perché dopo qualche giorno verrà scoperto questo prodotto all'Express e scomparirà. Quindi possiamo passare al punto numero 3. Perché non dovresti vendere questo prodotto dropshipping? Regola numero 3, perché è molto noioso e generico. Ora, molte persone pensano, ma perché una persona dovrebbe comprare il mio store? Perché il mio store cosa ha di speciale? Essenzialmente perché voi dovete creare un dropshipping store, soprattutto per quanto riguarda il dropshipping, ma anche in generale nell'e-commerce. Voi dovete assicurarvi di creare un funnel di vendita che vi porti il maggior numero possibile di vendite e soprattutto che converta il più possibile i visitatori del vostro sito web, in particolare per quanto riguarda Shopify, ovviamente, che ci dà a disposizione qualsiasi tipo di strumento per fare tutto ciò. Trovate il link in descrizione della prova gratuita di 14 giorni, quindi potete stare tranquilli e soprattutto potete creare il vostro funnel di vendita perfetto per quanto riguarda appunto la creazione di scarcity e appunto impulsive buyer. Quindi ragazzi, è possibile farlo anche su ClickFunnels, per il quale trovate sempre la prova di 14 giorni sotto in descrizione, nel link in descrizione. Quindi ragazzi, in base a come volete strutturare la vostra strategia di vendita, potete utilizzare Shopify o ClickFunnels, sono creati apposta per vendere, per creare funnels di vendita. Quindi ragazzi, abbiamo detto la cosa che dovete capire è principalmente che non dovete vendere qualsiasi prodotto a caso, ok? Dovete essere sicuri soprattutto che il prodotto sia speciale, che non sia facilmente trovabile nello store sotto casa, nel negozio sotto casa, ma soprattutto che catturi l'attenzione e che provochi questo appunto acquisto impulsivo da parte dei nostri clienti visitatori. E soprattutto voi dovrete metterci anche della scarsity, va bene? Quindi scarsità del prodotto. Un esempio appunto che vi ho fatto pratico è l'esempio di vendere i prossimi 20 prodotti con uno sconto al 60%. Quindi voi create una pagina Shopify, una landing page con ClickFunnels e appunto scriverete gli ultimi 20 prodotti disponibili, scontare il 60% con un prezzo appunto ovviamente che a voi porterà un ritorno maggiore in termini di profitto e ovviamente sembrerà più costoso di quello che è. Quindi ragazzi, fondamentale da capire la regola numero 3. Passiamo invece alla regola numero 4. Perché non dovresti vendere questo prodotto dropshipping? Perché non ha la spedizione veloce. Quindi ragazzi, abbiamo già parlato della spedizione in dropshipping nel video che trovate qui in alto a sinistra, oppure trovate nel mio canale come spedire in 48 ore in dropshipping sempre dall'Express, come appunto selezionare la modalità di spedizione packet che dalla Cina è la migliore, soprattutto a varie destinazioni in tutto il mondo, la più sicura, vi fornisce il codice di tracciamento e quindi assicuratevi, se vendete soprattutto in diversi paesi, di utilizzare sempre paesi dove sia presente i packet come modalità di spedizione. Anche come per quanto riguarda il dropshipping agent, ne ho parlato sempre nel video, quindi ragazzi assicuratevi di vederlo perché è un video fondamentale, è un video sulla spedizione, lo trovate sul mio canale, spedizione dropshipping in 48 ore si chiama, quindi mi raccomando andatevelo a vedere. Dropshipping agent è semplicemente un agente dropshipping che si trova in Cina e che spedisce direttamente i nostri prodotti dropshipping, quindi farà anche magazzino se voi avete un sacco di ordini. E soprattutto il dropshipping agent ci farà dei prezzi più economici rispetto ad AliExpress e soprattutto avrà una spedizione più veloce rispetto ad ePacket. Quindi veramente, veramente una bomba ragazzi. Mentre ovviamente la soluzione finale, lo spiego anche nell'altro video, è il fulfillment center, ovvero spedire tutti i nostri prodotti in un centro di smistamento, in un centro di stoccaggio
o un centro logistico che manterrà quindi tutti i vostri prodotti in magazzino e li spedirà direttamente ai vostri clienti. Quindi questa è un'altra opzione. In questo caso, ragazzi, la spedizione, soprattutto se avete il fulfillment center in Europa o negli Stati Uniti, in 2-3 giorni arriverà dappertutto. Quindi, ragazzi, è veramente l'opzione migliore per quanto riguarda dropshipping. Quindi abbiamo detto praticamente tutto dell'opzione numero 4, ovvero anzi della regola numero 4. Quindi ragazzi, mi raccomando, andatevi a rivedere il video che trovate nel mio canale riguardante la spedizione in dropshipping. Quindi numero 5, perché non dovresti vendere questo prodotto dropshipping? 5, ha foto terribili. Quindi ragazzi, assicuratevi, se state vendendo in dropshipping, soprattutto se state iniziando, di utilizzare foto di alta qualità, ok? Non foto presa a caso, perché ovviamente non i clienti che arriveranno, i potenziali clienti che arriveranno sul vostro sito web, e-commerce, Shopify oppure ClickFunnels, ovviamente non saranno convertiti in vendita. Quindi voi dovete creare appunto il funnel più dettagliato e più professionale possibile. Se il fornitore che avete selezionato non ha foto adeguate, potete cambiare fornitore, utilizzare foto di altri siti dropshipping. Ora in questo caso magari altri siti dropshipping sono stati in grado di utilizzare già foto di altri fornitori AliExpress. Comunque in questo caso, ragazzi, voi dovete essere sicuri che le foto degli altri dropshippers siano riutilizzabili legalmente, non ci sia copyright sopra. Quindi ragazzi, in questo caso prenderei questo suggerimento con le pinze e vi direi che potete sì usarle generalmente se le foto vengono dall'Express, ma come ogni foto AliExpress, AliExpress ragazzi è un po' diciamo libertino come sistema, e chiunque può inserire foto, un prodotto con foto prese da altri siti. Quindi non ci potete fare affidamento al 100%, ragazzi, dovete essere sicuri ovviamente che le foto siano utilizzabili, va bene? Quindi ragazzi, mi raccomando, fate le cose fatte per bene, non le cose a caso. Infine, ordinare un prodotto e fare nuove foto professionali al prodotto. Quindi potete tranquillamente ordinare un prodotto solamente, farvelo inviare a casa, vedere pure com'è il prodotto, provarlo, quindi decidere se venderlo o meno, e ovviamente fare delle foto, fare dei video soprattutto, ragazzi. Foto e video professionali fate con il vostro smartphone, prendete uno sfondo bianco, anche potete comprare una scatola apposita per fare le foto, lo potete trovare ovunque, anche nel negozio sotto casa, una scatola che vi permette di fare le foto con lo sfondo bianco, molto semplice, con il vostro smartphone. Ragazzi, è la cosa migliore, se ovviamente volete farlo, e dovete farlo secondo me, perché veramente potete creare le foto come volete voi, qualsiasi tipo di angolo, professionali e fatte per bene. Soprattutto i video, ragazzi, che potete utilizzare anche, oltre che per la pagina prodotto, anche per il vostro advertising, va bene? Soprattutto per le campagne Facebook, che i video vengono spinti molto di più. Quindi ragazzi, abbiamo definito tutte e 5 regole, ma quello che dovete veramente capire ovviamente è la parte pratica, ovvero quali prodotti o quali no vanno venduti, e adesso ve lo spiego io. Quindi, quali prodotti vendere e quali no? Quindi in questa lista troviamo i prodotti no e i prodotti sì. I prodotti no sono prodotti generici che appunto vi andrò a spiegare, soprattutto vi daranno l'idea precisa, perché non dovete vendere quella tipologia di prodotti in generale, quindi non ci riferiamo solamente a jeans aderenti, in questo caso a sneakers o a borsa, a mobili o a maschere facciali, ma proprio la categoria di prodotti. Quindi dovete capire esattamente perché non dovete vendere quella tipologia di prodotto, come è fatto, come viene spedito, eccetera eccetera. Quindi adesso ragazzi ci addentriamo veramente nel discorso e partiamo dai jeans aderenti. Quindi jeans aderenti, principalmente c'è un problema di taglie, perché soprattutto per quanto riguarda le taglie asiatiche in Cina sono falsate, diciamo, principalmente perché le taglie hanno una differenza, anche se sono, per esempio, sono rappresentate come S e M, la loro S e M è differente dalla nostra, quindi rischiate che i vostri clienti ricevano delle taglie sbagliate. Ovviamente c'è molto meno controllo per quanto riguarda le taglie. Per questo, se per esempio volete vendere un prodotto come jeans aderenti, vi consiglio decisamente di vendere leggings, in quanto avrete molti meno problemi appunto di
di taglie, perché ovviamente a differenza dei jeans aderenti, che ovviamente devono essere della taglia perfetta, i leggings hanno molta più manovra appunto di taglie, anche se la taglia è diciamo diversa, è molto più gestibile come prodotto. Quindi ragazzi, assicuratevi di fare questa distinzione tra prodotti ogni volta che cercate un prodotto vincente da vendere, e capire se ci possono essere problemi successivamente per quanto riguarda rimborsi o appunto resi, chargebacks, eccetera eccetera. Quindi ragazzi, fondamentale da capire. In questo caso appunto il leggings è un prodotto veramente top, che vedete qui 7000 vendite, 6000, che assolutamente vende tantissimo, e può essere gestito appunto per quanto riguarda le taglie in maniera più agevole, va bene ragazzi? Quindi abbiamo detto il primo prodotto che no e sì, quindi leggings sì, vanno bene. Ora no, come abbiamo detto in precedenza, i sneakers con marchio, in questo caso qualsiasi prodotto, però adesso vi faccio esempio delle sneakers, quindi le scarpe da ginnastica che sono ovviamente col marchio illegali. Infatti se noi andiamo a cercare sneakers su AliExpress, infatti cercando sneakers sul nostro motore di ricerca AliExpress, vediamo subito che ci mette appunto l'Adidas, vedete, grandi brand, Converse, e queste qua non le possiamo vendere a meno che non abbiamo delle licenze, ragazzi, ok? Come abbiamo detto in precedenza, assicuratevi di non fare questo errore, perché andrete incontro a sanzioni legali. Ovviamente potete vendere scarpe senza brand, come per esempio queste qui bianche, o altre come queste altre bianche, nere. Comunque ragazzi, vedete quanta scelta avete, semplicemente trovate la stessa scarpa senza logo, senza brand, e andate più che tranquilli. Quindi capite bene che se non avete la licenza non potete vendere questo tipo di scarpe o questo brand, e invece quest'altro, dov'è? Questo qui va bene, a differenza di questa scarpa che potete tranquillamente vendere. Vedete, costa 7 dollari, 11 dollari in base alla taglia, e lo potete vendere tranquillamente per 50 euro, va bene? Quindi abbiamo detto, soprattutto questo ovviamente è un discorso generale che va bene per qualsiasi tipo di prodotto, non solo per sneakers, ripeto, qualsiasi prodotto con il marchio registrato e ovviamente famoso. Poi abbiamo un esempio no di borsa nera, quindi borsa nera qui è inteso come prodotto semplice, come prodotto che si può trovare ovunque. Una borsa nera, una borsa che appunto non ha niente di speciale, in generale un prodotto che non ha niente di speciale, che non cattura attenzione, ovviamente non va bene per il dropshipping, soprattutto perché vi ricordo ragazzi, per chi fa dropshipping l'obiettivo numero uno è il profitto, va bene? Quindi noi vogliamo massimizzare il profitto vendendo prodotti che non siano facilmente trovabili e che possano appunto catturare l'attenzione, provocare anche grazie alla scarsity un impulsive buyer, un acquisto impulsivo da parte del nostro cliente, e quindi convertire molto molto di più. In questo caso vi ho fatto l'esempio della borsa nera con la borsa geometrica, mettiamo qui geometric bag. Vedete qui queste borse già catturano molto di più l'attenzione, vedete qui che sono particolari e non sono facilmente trovabili, specialmente con questi colori. Vedete qua come sono viola, verdi, anche qui vedete quante tipologie di borse. Sono decisamente economiche, e soprattutto le foto sono anche di alta qualità, quindi potete creare un sovrapprezzo. Quindi anche in questo caso potete alzare i prezzi, perché le foto sono di qualità e il prodotto piace, abbiamo visto che ha un sacco di ordini. Poi abbiamo qui il no dei mobili, inteso come principalmente come prodotto, come proprio come i mobili, prodotto pesante, che quindi ha un elevato peso e soprattutto è molto largo e lungo. Questo perché principalmente, come per i packet, con la spedizione packet ci sono, intanto la spedizione in generale costa di più, ci sono dei limiti precisi per i quali la spedizione di packet non viene assolutamente proposta, perché appunto il prodotto è troppo pesante e supera le misure consentite dalla spedizione packet. Quindi invece, se voi volete rimanere per esempio nella nicchia dei mobili, quindi della nicchia della casa, che è enorme ovviamente, volete vendere articoli relativi alla casa,
simili ai mobili, potete vendere invece set di biancheria da letto, come per esempio questo qui, che è molto più leggero, ovviamente non ha problemi di spedizione come ce l'avrebbe un mobile, va bene? Vedete qui anche in questo caso quante opzioni ci sono, e ovviamente rientrate nella nicchia della casa, va bene? Vedete qua $10 da 10 a 45. Quindi in questo caso noi aggiriamo, diciamo, il problema della spedizione con prodotti più pesanti tramite un prodotto che è sempre relativo, però che aggira il problema della spedizione, soprattutto per quanto riguarda i packet dalla Cina. Abbiamo detto, infine, abbiamo il no assoluto delle maschere facciali e dei prodotti in generale per quanto riguarda la salute, come creme o cose del genere che vanno a contatto con direttamente con la faccia, per esempio, delle persone, con la pelle o con gli occhi o cose del genere, perché capite bene, ragazzi, che i prodotti che vengono dalla Cina non sono il massimo per quanto riguarda la qualità, soprattutto le maschere facciali. Mi ricordo molto tempo fa andava di moda la Black Mask, la maschera nera, che con $1 o $2 te la compravi dall'Express ed era un winning product, perché ovviamente andava fortissimo, probabilmente toglieva tutti i punti neri dalla faccia, però ovviamente capite che una crema da $1 o $2 non rispecchierà mai i canoni di qualità delle creme dei brand veri. Quindi, ragazzi, assolutamente per quanto riguarda prodotti per la salute, prodotti di maschere facciali o cose del genere, creme e cose del genere, assolutamente, ragazzi, evitate, non vendete questo tipo di prodotti, prima di tutto perché è pericoloso per i clienti, è pericoloso anche per voi perché potete rischiare delle denunce se succede qualcosa, e soprattutto anche perché sono proibite da Facebook. Un sacco di prodotti sono proibiti letteralmente da Facebook, è prevista proprio la policy di Facebook con tutta la lista dei prodotti che non potete sponsorizzare attraverso Facebook Ads, e capite bene che Facebook è la piattaforma principale per quanto riguarda e-commerce, sia su Shopify sia su ClickFunnels, insieme ovviamente alla piattaforma pubblicitaria di Google, che funziona altrettanto bene. Tuttavia, ragazzi, anche lì ci sono ovviamente le policy che con la lista dei prodotti che non potete assolutamente vendere. Quindi, ragazzi, anche in questo caso quello che potete fare è vendere semplicemente un prodotto relativo sempre alle maschere facciali. Per esempio, in questo caso ho selezionato lo specchio make up, che adesso vi faccio vedere. Vedete qui che appunto è un prodotto che non va a rovinare la salute di nessuno, e che soprattutto è utile e rientra nella nicchia make up dei cosmetici in generale, però ovviamente non è assolutamente proibito da Facebook e non creerà nessun tipo di problemi. Ma vedete bene come è stravenduto anche questo, 5.000 ordini, 2.000, eccetera, perché ovviamente è un prodotto che comunque risolve il problema per quanto riguarda appunto il make up o i cosmetici, e soprattutto è un prodotto che non crea problemi a nessuno. Quindi, ragazzi, avete capito comunque il concetto di aggirare i problemi relativi ai prodotti che non possiamo vendere, e soprattutto noi dobbiamo capire ovviamente i prodotti che venderanno e che soprattutto ci faranno guadagnare il più possibile. Noi dobbiamo sapere esattamente cosa sta funzionando in questo momento, perché sta funzionando e che strategie il nostro competitor sta utilizzando in questo preciso momento. Lo strumento principale che io uso, e che è il migliore al mondo, il numero uno al mondo in questo momento, è AdSpy. AdSpy è, adesso ve lo mostro, il sito principale per appunto scoprire qualsiasi tipo di ad sulla faccia della terra. Veramente, ragazzi, potete selezionare qualsiasi tipo di caratteristica. Possiamo qui selezionare Facebook, Instagram, possiamo selezionare il genere, se maschio o femmina, possiamo selezionare l'età. Quindi noi possiamo scoprire esattamente il targeting che sta funzionando in questo momento per i nostri competitor o per un prodotto in generale. Magari noi non abbiamo la minima idea di cosa vendere, andiamo su AdSpy e troviamo il prodotto che nelle ultime 2 settimane o l'ultimo mese sta vendendo un sacco tramite, per esempio, i like, va bene? Possiamo vedere quanti like ha ottenuto, possiamo ordinare per numero di like,
Quindi per qua, il numero di engagement, il numero di commenti, il numero di condivisioni, possiamo sapere qualsiasi cosa per quanto riguarda Facebook e Instagram, che ovviamente sono le piattaforme numero uno di sponsorizzazione per gli annunci pubblicitari. Possiamo selezionare il paese, possiamo selezionare la tecnologia, vedete quanti siti potete targetizzare, la lingua, ovviamente italiano se state cercando gli ads in italiano, Shop Now, ovviamente compra ora, quindi Shop Now sarà sicuramente per quanto riguarda e-commerce, andate sul sicuro con Shop Now. Quindi capite bene quante possibilità avete, soprattutto qui inserirete la vostra parola chiave, vedete qui potete inserire la parola chiave che volete cercare all'interno degli ad. Quindi se per esempio state vendendo articoli per la casa o articoli per la cucina, volete sapere esattamente quale prodotto dropshipping sta vendendo il più possibile, o quale prodotto e-commerce, o anche appunto i vostri competitors per quanto riguarda prodotti digitali o servizi, ragazzi, basta che scrivete la parola chiave qui, faccio esempio appunto alla cucina, scriverete cooking o cose del genere in inglese o in italiano, e tutti gli ad con quella determinata parola chiave verranno appunto selezionati da AdSpy, e ovviamente voi avete la lista in base al numero di like, la lista con i migliori ad, i migliori annunci che stanno funzionando in questo momento. Quindi ragazzi, AdSpy è lo strumento fondamentale per chiunque stia vendendo online qualsiasi tipo di prodotto o servizio, strumento necessario che praticamente non avete scelta, che dovete utilizzare se volete avere successo nel business online. Quindi ragazzi, l'unica cosa che dovete fare è cliccare il link in descrizione sotto questo video ed iniziare a utilizzare AdSpy adesso, perché io lo utilizzo, è una bomba, mi dà qualsiasi tipo di informazioni. Sapete benissimo quanto le informazioni sono importanti, ragazzi, le informazioni, i dati oggigiorno sono la cosa più importante, sono diventate la nuova moneta virtuale, possiamo definirla virtuale, e che ovviamente fa la differenza, fa tutta la differenza del mondo, e in questo caso AdSpy ci dà una mano grandissima. AdSpy ha un costo mensile di circa $150 al mese, ma grazie al mio link che trovate in descrizione voi potete usufruire di uno sconto di $50 e di 1000 ricerche gratuite, quindi 1000 impressioni di annunci gratuite. Basta cliccare il link in descrizione. Questa offerta di €50 in meno e di 1000 impressioni gratuite di annunci visualizzabili su AdSpy è una promozione che mi è stata offerta direttamente dai ragazzi di AdSpy, e che è valida solo per le prime 10 persone che cliccheranno il link e che attiveranno il loro account immediatamente. Quindi ragazzi, non perdete tempo, vi ricordo, il tempo è letteralmente denaro e voi dovete iniziare a mettervi in azione adesso, perché dovete imparare un sacco di cose, e con AdSpy potete veramente scoprire qualsiasi tipo di annuncio pubblicitario e carpire proprio le caratteristiche principali dei nostri competitors e utilizzarle per il nostro business. Quindi ragazzi, iniziate subito, ripeto, non perdete tempo, mettetevi in azione, io sono qui per aiutarvi, quindi qualsiasi domanda me la fate giù nella sezione commenti e io andrò a rispondere personalmente a qualsiasi vostro dubbio. Quindi ragazzi, se voi volete essere aiutati, io sono qui per questo. Trovate tutti i link in descrizione, e soprattutto il prossimo video che dovete vedere ve lo metto qui a sinistra, l'ho selezionato appositamente per voi e sono sicuro vi sarà utile al 100%. Quindi prossimo video ve lo metto qui alla mia sinistra. Come al solito ragazzi, un grande saluto, un abbraccio e appunto al prossimo video.